Buonasera amiche e amici che non bisboc. Quelle serate informali che vi aspetta piacciono che non tanto. Ancora... L'ho messo. Ho tolto l'audio del gioco. Sì, sì, ho tolto la musica. Che bellezza. Quindi facciamo una ripresa volante. Allora, aspetta che tolga. Non avete idea, qua c'è una ragnatela di Spider-Man di cavi. Potranno vederle, tra l'altro, grazie alle tue riprese, svelare il disastro, il disagio. Quel disagio mentale di chi vuole giocare con Capcom Real Hardware. Perché questa sera giochiamo Real Hardware. Chi vuole prendere una scossa? Chi vuole distruggere la PCB di Black Tiger con una scossa elettrostatica? Tsujimoto, ti sarò devoto e i vicini sento che mi odiano perché sono dei fan di Konami. Ma niente può fermare il Real Hardware, a parte che si rompe da solo. Hardware merda, adesso prova Trojan e non funziona, adesso prova il Satsubu Raiken che si chiama Avenger e forse riusciremo a farle funzionare una, in effetti una sta già funzionando e quella che vedete che sta andando che giocheremo adesso e mi ricordo che anni fa di sfuggita dentro un bar ho visto Legendary Wings ed era a fianco a Higemaru ed erano PCB bootleg e mi sono sentito meno in colpa quando ho deciso che avrei comprato quasi solo PCB piratozze perché erano quelle che giocavo in sala e allora pazienza dai anche se non compro originale ma siete stati su eBay avete visto che prezzi della Madonna è tutto cambiato ma mi dispiace molto Kenzo Tsujimoto se non compro originale ma tanto a te delle PCB di eBay non arriva il ghello di un quattrino perché è tutta roba di seconda o terza mano e allora pazienza che Kenzo Tsujimoto accetta che la vita è anche comprare robe usate su eBay se ci fosse uno shop di Capcom uno shop ancora attivo di PCB il mondo sarebbe migliore non ci sarebbero guerre tra Irem e Konami e nessuno direbbe che è meglio King of Fighters, che è meglio Street Fighter, saremmo tutti amici, compreremmo PCB a 20 euro invece di brutte robe FPGA, che sono belle per carità, ma in realtà poi sono dei Raspberry Pi, quando li compri dentro stick a forma di logo di Capcom, come sta facendo Capcom, vendendo quella specie di accrocchio con la forma di Capcom, non so se avete capito di cosa sto parlando, di quel joypad che ha dentro i giochi precaricati, che probabilmente è un Raspberry Pi di Capcom che ha forma di logo Capcom, non sto scherzando, andate a guardare su internet o piuttosto guarda, mi compro un bootleg, piuttosto guarda, emulo tutto col mame, non mi interessa niente, ma questa sera invece andiamo in Real Hardware. Va bene, direi che potremo lemme cominciare a setappare il disagio. Mostra un po', sì, allora, mostra il disagio. Allora, il disagio ve lo mostro così. Il disagio abbiamo qua un microfono che sta ruotando. Wow, che ripresa, cazzo. Che ripresa, hai visto? Mamma mia. Abbiamo due controller, uno PlayStation con l'adattatore Neo Geo per attaccarlo alla Super Gun. Uno Neo Geo attaccato a una Super Gun. Sì. Attaccata a sua volta ha delle PCB pezzotte. No, questa è originale. Questa è originale, è vero, guardate, c'è anche il logo Capcom. Anche dall'altra parte, guarda. È roba pazzesca, guarda.
Capcom numero 44.939. Minchia. Poi abbiamo i monitor per registrare e soprattutto abbiamo un tubo catodico che in questo momento è in posizione tate, in posizione ruotata. E ruotate? Ruotate i tubi catodici, esatto. Unite le falangi. E adesso con la grazia che mi contraddistingue... Con cui prima, ricordiamo, hai fatto saltare mezzo setup. Esattamente. Vabbè, sono quelle che succedono. Vado a piazzare qua la webcam. Ah, wunderbar. Andrea, dovresti... guarda, però non è male questa così. Non è male, è diversa. Guarda che mi fa un po' la panza, però vabbè, pazienza. Ma perché questa cintura? Mi trovo questa cintura, guarda. Togli la cintura! No, Andrea, no! No! No, Andrea, no! Sì. Ebbene sì, io sono scinturato, sono scintura nera, la nera tra l'altro Trieste. Guarda che è bella, è una Roblox in quadratura, un po' storta, mi piace. Vai ancora più un po' più in là se riesci. Più no, verso... non puoi farlo, va bene, riusciremo, no, va bene, ci stiamo. Allora sì, mettiamo questi che sono degli infiltraito, nel senso che sono dei draghetti che non c'entrano niente con Capcom, ma sono simpatici e fanno... Non me l'aspettavo. No, hai visto. Allora, io amo le serate a casa di Babic perché sono le serate più matte per qualche motivo. È una... Mi passi la Rai? Questa è la mia. Ah, non lo so. Pazienza. Andrea Babic. Signori. Brindiamo amiche. A Kenzo Tsujimoto. Questo non è vino fatto da Kenzo Tsujimoto. No, esatto. In realtà potremmo ruotarla ancora un po', secondo me, più a favore di noi, se vuoi. Visto che abbiamo... Verso così. Sì. Verso esatto, no, l'opposto. Così, guarda che grosso che sei, va bene. Ci sta. È una roba. Va bene. Allora, innanzitutto, vediamo di capire, di riguardare un attimo la chat. Allora, esattamente, troviamo questa cosa. Aspetta, qua. Devo fare F11. Non qua. Okay, va tutto fortissimo. Va tutto molto bene. Oh, ciao ragazzi, ora vediamo la chat, siete sempre più copertina di Dylan Dog. Esatto. Allora, intanto abbiamo fatto una roba, adesso la rimettiamo a posto, così vedremo, cioè non serve a niente. Occhio che il gioco è decentrato, dicono, in che senso? È un po' decentrato, adesso lo mettiamo a posto. Live. In realtà è proprio fatto è un po' così. Secondo me più che altro bisognerebbe col coraggio prendere questa cosa e strecciarla un po'. Dio mio, voi non sapete che setup di merda che ho. Allora arriva, eccolo. Devo schiacciare cosa per strecciare? Se lo vuoi strecciare, sì, sì. Devi fare destro. Sì, no, come destro? Non basta che schiacci un tasto qua. Tipo no, perché prova. No. Allora basta che faccio così. No, perché è fisso. Per quello dicevo, devi. Scusate, raga, tutto a posto. Clicca con il pulsante destro. Sì. Transform. Sì. Edit transform o anche sì, edit transform. Cosa? Cambia no. Bounding box type. Oh madonna, ragazzi, sto scoprendo un mondo. Stretch to bounce. Vabbè. E adesso chiudi e poi cosa? È orribile. No, puoi muoverlo. Ah! Capisci? Ah! Wunderbar, adesso vedete, stiamo praticamente... E adesso devi... Questo è un momento di bassissimo streaming. Sì, sì. Questo è Babic che vi fa l'effetto gommosello su Rush and Crash. Va benissimo. È perfetto, proprio... È bello quadratello, bene. Bene. Allora, a questo punto inauguriamo con te che ti fai una partita... Così. Va bene. Dai. Allora, tu prendi questo controller qua, premi senza distruggere la PCB quel tastino lì. Secondo me. E devo dare audio qua, immagino. Devi dare audio con questo, ma in realtà c'è l'audio, quindi perché non si sente? Riprova. Ok, ah. c'è. E quello è la nostra video capture device. Guarda che rumore di fondo bellissimo che ha. Vabbè. Perfetto. Amici, amiche, serata follia Capcom PCB non funziona un cazzo. Edition con Kenobit
Bisboch, siete su Keno Bisboch Productions e questo è lo studio 3 di Keno Bisboch. Lo studio dove succedono le cose più matte. Il forghese di Fabio con una seconda webcam, ma che seconda webcam, non avete capito? Innanzitutto, allora, riprendiamo da dove... giocheremo anche dei giochi che avevamo già giocato nel Buongiornissimo, ma questa volta in versione cooperativa, cioè cooperativa nel senso insieme. State sentendo volume, state sentendo le cose, state sentendo l'incredibile musica di Tamayo Kawamoto. Dici se l'audio è top, perché potremmo doverlo abbassare così a occhio. Che pulizia, mi sento in forma. No, ma non ha importanza, perché è proprio qui che arriva la sfida, dove l'uomo è un gioco alla Steve McQueen, un gioco che sembra uscito dalla regia di Sam Peckinpah, questa auto anni 70, perché io sento gli anni 70 molto forti in questo gioco, questo groove che in realtà è totalmente swing pre anni 70. Qua è geniale, ma poi è un bluesone, è uno swing interzinato, sciappata. Guardate, a me una cosa che piace di Capcom è che è tutto un po' rotto, anche il loro no, perde la cosa fondamentale, si ferma, distrugge questa cosa che ogni tanto viene da tantissimi punti, non ho capito perché. Ma sai una roba che mi manda a male di questo gioco? Drifting. È fatto per farti sbattere contro la roba. Sì. E è una roba che mi dà fastidio. Però è l'impermanenza, cioè è un modo... Porca puttana, se mi sparano. Perché? Scusatemi, gioco un po' con l'inquadratura perché in effetti non ci siamo. Hai dello scotch per caso? Sì. Però ora che tu ti alzi e cerchi lo scotch puoi morire, cioè nel senso... Parapapapapa. No. Grandissimus, even without... No, vieni qua, sta cosa di... Dover andare contro le cose è seminale. Questo cosa voglio dire seminale? Guarda come l'ho svegliato quel ciula. Ho vinto una vita, non so perché, non in America in realtà, ma va bene. Tra l'altro deep switch totalmente alla cazzo. Esco dal mio corpo. Ho molta paura. No, attenzione, resto ancora vivo, incredibile. Mi stanno tornando l'auto. Guarda, avete visto un grande momento di Rush and Crash. Grande momento di Rush and Crash. Dammi cannone, bravo. No, sì, incredibile. Mi va meglio l'inquadratura adesso? È il più grande salvataggio della mia vita a Rush and Crash. Cioè, sono riuscito a salvare l'omino che era praticamente a fancuore. E siamo ancora vivi. Andrea che muove la cama a colpi di joystick è l'effetto screen shake. Sì, camera shake. Camera shake, esatto. Oh, questi qua li ho sempre odiati. Bam, 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 bam. Comunque è vero che sta diventando uno dei giochi feticcio del canale. Lo stiamo No, vaffanculo, che stronzi, mi hanno messo in una situazione veramente di merda. Ah, peccato che sai cos'è sbagliato? Che tu non puoi saltare i proiettili. Se tu avessi fatto che c'era un frame di invulnerabilità quando saltavi, avresti vinto una cosa bella, avresti fatto un gioco proprio bello. Invece no, hanno fatto una cagata. Vado contro quello cerca di incornarmi, li evito, li becco tutti e due, mi lancio fuori, vediamo se riesco ad arrivare Barcellona alla fine a piedi, forse sì. Ebbene sì. Molto bene. Io, questa è l'ostia della serata. L'adattatore Capcom. Che roba pazzesca è che c'è questo stacchetto in questo Mad Max? Perché è Mad Max alla fine? Ma sì, Mad Max... si chiama Mad Max. È Mad Max, non... Perché scompaiono i camion? Perché non posso guidare i camion? Perché loro finiscono un po' dentro il muro della casa e un po' no? Cosa vuol dire? Senti anche qua la musica. Questi stronzi sono mille volte più veloci di me. Perché non posso prendere le loro auto e diventano blu e diventano la mia macchina? Io sono convinto che tutta sta roba era nei loro piani, ma non sono riusciti purtroppo a realizzarli. Secondo me questo era tanto così da essere GTA. Sì. Era veramente a tanto così da essere GTA. Se avessi potuto prendere altri veicoli e rubarli, alla fine poteva... diventava un gioco meraviglioso. No, diventava come GTA 1, semplicemente su una mappa dritta invece che su una roba free roaming. Che sarebbe tra l'altro un bel gioco da fare. Sarebbe un bel gioco da fare. Loro dovrebbero fare Rush and Crash 2. Sarebbe stato... Mamma mia. Quei ripescaggi di brand impossibili. Sì, ne hanno fatti, ne hanno sbagliati un sacco. Già, tipo, come se li facessero Rolling Thunder. Ma anzi, Rush and Crash sarebbe ancora peggio. Sei in castrello. Sì, quando ti incastri qua sono cazzi. Porca puttana. Tanto si possono anche distruggere loro, ma ovviamente è una cosa un po' rischiosa fermarsi. Questo è questa cosa Capcom che non ti devi fermare mai in cuore.
Sì, beh, c'è anche quel vibe lì, cioè, quel vibe giapponese che guarda l'America e capisce l'America meglio dell'America stessa. Perché quale americano avrebbe fatto un gioco del genere all'epoca? Sarebbero stati ossessionati dal fare cazzate. Vai, paratemi qua. Devo aspettare il barattolo blu. E quando arriva il barattolo blu, passare, perché il barattolo blu è. Non fa male. Non fa male. Quelli invece mi hanno fatto malissimo. Infatti. Ma Andrea, io ho un'idea matta che non vi sboccio. E visto che. È bello che scendono dal veicolo. Esatto. Quasi tutti. Datemi la macchina, però. Merde. Visto che siamo qua in questa casa, vedo degli oggetti e mi vengono delle ispirazioni. Là sopra c'è un sitar. Sì. Non lo prenderò giù adesso. No, non lo prenderai giù adesso. Ma secondo me dovresti fare una serata di canzoni da yoga. Però arcade. Sì. Col sitar. Sì, è una cosa che vorrei fare da molto tempo. Vedi, Great Minds. Ma quanta gente c'è in quelle macchine? Basta. Adesso il fatto è che non le posso neanche toccare. Erano tipo le macchine dei pagliacci. Come faccio a passare qua? È praticamente impossibile. Oh yeah! Wow! E poi muori come uno stronzo. E poi muori come uno stronzo. Tanto un padustan. Cazzo, che bel gioco, ragazzi. Abbiamo molte schede. Abbiamo una decina di schede Capcom. Non le proveremo tutte. Soprattutto temo il momento in cui vorremmo passare. Vedi quei piccoli puntini? Sono mine. Se li tocchi, muori. Attenzione, c'è una roba molto importante. Gianluca Folini, che salutiamo. Ciao, Gianluca. Sta finendo le linee guida del marchio Azione Catodica. L'immagine coordinata, praticamente. E preparo pure una bella illustrazione a C per la t-shirt che faremo assolutamente. Grande. La useremo le infrastrutture di Knobisboch per farla. Ma non ci guadagneremo come Kenobisboch, siamo a prezzo di costo, praticamente, così risolviamo tutti i problemi e potremmo, se riusciamo, lanciare Azione Catodica questo venerdì, che sul canale di InForgets ci sarà una sessione di Cards Against Humanity con me, Bellotta, e voi della community a casa di InForgets, che ringraziamo per aver organizzato, per l'invito, e soprattutto ringraziamo anche tutta la community per fare questa bellissima bibbia del lore che sono le carte di Cards Against Humanity, perché di fatto noi diciamo così tante stronzate che ce le dimentichiamo un sacco, quindi il fatto che voi le stiate scrivendo su delle carte di Cards Against Humanity, esattamente, le carte di Cards Against Humanity. Minchia, quanto cagano il cazzo questi. Poi sono Overcraft, quindi lo passano anche sopra l'acqua. Questo è un tocco di genio, eh. Un tocco di genio. Però come... veramente, se avessero fatto un GTA, cioè tu devi arrivare, è lo stesso gioco, ma c'è una meccanica di rubare i veicoli che sono come gli spari alla fine. Che è come quei bellissimi filmati virali su YouTube, tipo sono i Beatles ma cantati da una bambina senza corde vocali. Come faccio a essere vivo? Un mistero. Attenzione di nuovo. La seconda. Non uccidermi adesso, sennò sei una merda. C'è da fare di nuovo a piedi come i peggiori. Quindi Rush and Crash, but it's Grand Theft Auto. Bisogna fare un filmato così, un mock-up, proprio la Capcom, e vedere cosa succede. Lo sta fattibilando. Guarda, secondo me sarebbe fattibilissimo con Game Maker. Con Game Maker, cioè neanche con Unity, con Game Maker lo fai. Rip gli sprite, no, basta Game Maker. Appunto. Allora, può interessare uno Speedrunner 2 Maffo per Commodore 64 con il Seuk? Beh, esiste Speedrunner per Commodore 64, tra l'altro, lo sai? Maffo, maffo è un termine bello, che non sentivo dal liceo. Ho sempre sognato di farlo, ma nel senso che lo hai fatto, scusa, perché se l'hai fatto devi assolutamente mandarcelo. Anche ovviamente. Perché nell'Advent Show di quest'anno ci sarà una serata Seuk, quindi stiamo già dicendo che ci sarà l'Advent ma Show. Ma la facciamo... Dio, madonna di Dio, scusa. Ma la farai facendo Dio, manda... Boh. Chi? Boh. Si può dire, è come quelli che erano porco Diaz, no? Sono quelle cose che si dicono un po', che non è una bestemmia, ma non è elegante. Tra l'altro apprezza che c'è un calore tipo agosto nonostante siamo in ottobre. È vero. Anche qua, che musica c'è? Ma dicevo, nell'Advent userai i cosi Seuk della community? Se mi mandate i cosi Seuk della community, perché sì. Potremmo dirlo adesso. Mandateci. Mettimi un paio di crediti, va, che andiamo. Vorrei andare oltre dove siamo arrivati col Buongiornissimo. E poi passeremo a Legendary Wings, che non abbiamo giocato ancora nel Buongiornissimo, e si gioca in due, quindi altro gioco fondamentale. Poi vediamo, perché cambiare adesso il setup da orizzontale a verticale mi spaventa un po'. Se questa avventura da un lato mi attira, dall'altro mi spaventa. Allora, io direi che prima ci fumiamo tutte le schede verticali. Sì. Pensavo. Prima ci fumiamo un bong, poi ci fumiamo l'adattatore. Beh, ho fatto di peggio.
No, questa è una parte che mi ricordo che hai odiato particolarmente, comprensibilmente. Sì, ma anche perché... Ah, ma tu ti fermi, vedi che c'è la strategia. Bisogna fermarsi qua, è impossibile. Cioè, è un gioco, è bello anche per questo, è un gioco di stop and go. Hai dei momenti in cui devi fermarti, dei momenti in cui devi andare. Guarda qua, che strozzo. Secondo me è un gioco incredibile. Qua, beh, giù che è un piacere, senza nessuna ragione. Sbam! Guarda come va giù lui, infatti. Però vanno giù anche lui, è democratico. Quei legni là che sembrano veramente presi dal NES, non si capisce perché. No! Hai visto come sono riuscito a buttarmi fuori, evitando una morte più che certa, certissima. Guarda quello stronzo! Ma no, no! Guarda la mia macchina che si va a fanculo. Bello, grazie per avermi messo direttamente sopra un nastro trasportatore con la macchina. E lo scrolling automatico, sta cosa che ogni tanto partiva... È bello però, perché ogni tanto c'è, ogni tanto no. È bello, ma è anche un po' così. Cioè, nel senso, è... perché? Se da un lato ti attira, dall'altro... Da un lato... un po'. Bravo però. Sì, bravo. Guarda, guarda lui, bravo. Lui come è andato a fanculo. Tra l'altro adesso, se io becco le casette, non mi danno niente. Guarda quello che si è fatto investire da un camion, che poi esplode il mio camion. Questa cosa secondo me è copiata da Spy Hunter, tra l'altro. Un gioco che a cui deve molto, cioè... Rush and Crash deve molto a Spy Hunter, quel tipo di atmosfera. Ma il bonus quello lì che è un marmittone, cosa fa esattamente? Il marmittone cos'è? Il bonus che hai appena preso, quello. Quello. Il cannone. È il cannone, un cannone. Ah, ok. Mi spari più fico. Spari più velocemente oppure no? Cioè, oppure no. Mamma, qua veramente comincia a essere durissima. Qua devi sbagli un drift e sei morto, come puoi vedere. Guarda che simpatica quella fila di... Ciao Danilo e ciao a tutti, siete in 140. Wow. In un martedì contro la Juve. Tra l'altro siamo qua non perché Marta mi ha cacciato di casa perché c'è la Juve, no, ma perché Marta è allo stadio a vedere la partita con suo padre. Ma non lo sapevo, non me l'hai detto. E quindi ho detto, invece che fare la serata... veramente awkward, io, Babic e la mamma di Marta, che comunque sarebbe una roba. Sono malissimo. Sono malissimo. È anche un titolo per un film. Hai presente quelle robe che le dici e poi dici no? No, no, no. Io, Chiara l'oscuro, io, Babic e la mamma di Marta. No, no, lasciamo lo speed là perché in questo momento sono abbastanza speedato. Mi mando tutti a fancuore. Faccio una curva bellissima. Adesso sto andando anche quasi bene. Guarda quella mina, quella mina è veramente bastarda. Quella mina è tipo, l'abbiamo provato in test location, la gente superava questa parte senza fatica. Quindi adesso ci mettiamo una mina lì. Dio no però, no! Ma cosa è successo? Ho toccato il vuoto. E questa è una parte in cui muoio sempre e che odio tantissimo. Perché poi parti con lo scroll tipo basso così, che non è bello, perché vuol dire che devi fare un passaggio veramente stupido. Non ha senso. Per poi arrivare là e trovare il mondo di odio. È come Morandi l'incontrare, non è un mondo di amore. È un mondo di merda. Poi potresti cantarla. Non l'hai mai fatta. No, dove vado? Cosa faccio? Ah, perché devo distruggere quel fortino. Chiarissimi, signing feedback pulitissimi. Ma ci chiama qualcosa? Aspetta. No, aspetta. Vuoi andare. Vuoi arrivare? Vorrei andare oltre il quarto stage, perché non ci sono mai andato. Secondo me. Cioè, non mi ricordo, almeno. Possiamo anche finirlo se vuoi, eh. Guarda che se mi impegno un attimo. Metti cheat. Ma non si può, perché via l'hardware, non si può fare niente. Un cannoncino, l'ultimo cannoncino. Poi vado qua, è come uno stupido, distruggo sta roba velocissimo. E hey, yeah. Sai che oggi ho fatto il 1cc di Neo Turf Masters? Wow. Sono veramente fierissimo. Ma sì, mi hai detto che non è registrato. Eh no, l'ho fatto. Ma sai perché? Perché quelli lo sto giocando ossessivamente in queste 2 settimane. Mm-hmm. E sarebbe una rottura di palle. Cioè vorrebbe dire ogni 3 volte al giorno accendere per uno stream. Raga. Ma ragazzi, c'è gente che gioca lo stesso gioco. Lo so, però mi fa un po' strano. Voi sì, lo non vorreste siamo abituati. Una roba simile? Non siamo abituati. Vorreste lui che gioca ogni giorno a Neo Turf Master la per clip sempre? Muccino per sé presenta mi preoccupa. Sì, anche a me. Perché comunque una bellissima donna, la mamma di Marta. La facciamo Muccino. Guarda, comunque Muccino è una bellissima donna. No, è una è proprio quello il problema, Fabio. Non so se hai capito perché io mi sono turbato. Perché quelle casette che dice, ah, devo colpirle, invece ti uccidono se colpisci. Cioè, ti uccide. Questa ti uccide. Quel piccolo coso per fermare le navi, che non mi ricordo. Come si chiamano i cosi per fermare le navi? Questi qua, come si chiamano? Allora io voglio, Andrea, voglio un bene tale a combo completa perché ha un'attenzione per i dati meravigliosa. Ci ha appena detto perché... che abbiamo finito una volta Rush and Crash Live? Sì, no, ma ha visto la mia story del via. Che ho finito Neo Turf Masters, in cui avevo postato anche lo score.
e mi ha detto adesso 15 sotto il par. Io non me lo ricordavo già che l'avevo fatto 15 sotto il par, ma l'ho finito con 15 sotto il par. Però l'ho fatto praticamente tutto a birdie e pochi par e un paio di eagle. È uguale l'altra volta, l'ho fatto la stessa cosa ieri, l'altro giorno, eh. Però stavolta ho vinto, perché vedi che alla fine si impara. Scusa, non volevo togliere importanza al tuo cimitero. Guarda quello che è diventato vivo. Bravo! Sì, è passato bene. È passato bene quando ci sto promuovendo. Troppo, ma non è un problema. Però qua ti ripari. Questo è un cover system. Sì, un cover system, ma i miei proiettili quando... Anche qua, perché quando sono omino i miei proiettili fanno cagare? Dio mio, che fastidio. Se fosse stato giocabile come comando quando sei omino, quanto era vale? Adesso mi arriverà subito un... Perché sì. Mi sposta. Ma lui si sposta. Se lui si sposta mi rompe il cazzo. Guarda come mi ha incastrato sto stronzo. Ma non è un problema, perché io scendo. La scende anche tu però. Sì, uomo. Ecco, questa cosa che ti danno. Dai, ma non. Devi essere uomo! Guarda che mi stanno un po'. Cioè, cosa restano sull'auto se io sono. Cioè, ha senso, perché voglio dire. Sono avete rotto il cazzo. No! Comunque, dicevo. Wow! Mandateci per l'Advent Show. Scusa, mandateci i vostri giochi fatti col SEUC. Esatto. Con lo shot em up con potrebbe andare a funku. Ultimo gettone. Voglio solo arrivare allo stage. Certo che il Forgets mica è stupido, è una bella idea. No. Fabio, potresti comunque fare settimane tematiche, ossia ti concentri su un gioco e lo porti in appuntamento fisso per una settimana. È una bella idea. La mattina, intendete? No, il pomeriggio e nelle mie parti. Perché io mi faccio le pause in cui gioco. Faccio una partita, proprio un gettone. E seleziono giochi che sono adatti, tipo Bubble, Neo Turf Masters, perché sono partite che se vanno bene durano mezz'ora, ma altrimenti durano 10 minuti. È proprio il timer della mia pausa. Ma che cazzo hanno con questo gioco? Cioè, sono una cattiveria senza senso. Vai, scendete. No, si schiantano. Aspettalo questa traiettoria molto feconda. Questo mi porta la macchina e la mette giustamente davanti a una roba che la cannoneggia. Quindi però la macchina... non subisce finché non... Questo lo dici? Dici di no? Grazie per questo pallettone che adesso pure schiva. Che cazzo sono? Andrache? Cioè, e sono sempre là, Sono sempre là. È una roba delirante, veramente. Comincia a scaldare nella mia mente Legendary Wings. Che bello che hai la scheda di Legendary Wings. Pagata 10 euro. Veramente? Sì, ma è bootlegaccia, però. Perché se ne frega. Perché no? Perché no? Vorrei tutto bootlegaccio. Basta! Wow! Andrea è il prescelto tipo Matrix in questo momento. Ho fatto dei numeri, sì. Ecco la macchina. Andrea sta vedendo la matrice di Capcom ed è la faccia di Kenzo Tsujimoto. Che dice... No, ma... Non potete capire, cioè sì, forse lo state vedendo, ma siccome è educativo capire che cosa aveva Capcom in testa, c'è la merda pura, perché... No dai, cioè è folle sta roba. Cioè, guarda, a parte che sti pallettoni ovviamente sono super stronzi, mi fanno malissimo. State buoni, se vengo vicinissimo, non mi cagate il cazzo, ok? Stai buono, tuo omino blu, guarda che stupido. Che si... È andato a posizionarsi e non mi danno la macchina, giustamente, perché no? Sto rischiando la vita, come vedete. Bello, che... No, ma ti voglio bene, combo completa. Ha detto... Allora, il timer della mia pausa. Spero che ne esca un format chiamato Keno Pausa. Ma tutta la vita. Bello. Keno Pausa subito. Guarda, hai detto... adesso che hai detto il nome, ti giuro, mi obblighi a farlo, perché... Cioè, io il 90% delle robe che faccio nella vita è perché ho in mente un nome figo, dico, voglio fare questa roba. Sai, il principio di Elio, no? Io dicevo sempre che le canzoni... L'importante è che abbiano un bel nome, poi di cosa parli lo vedi dopo. Ma prima, ma quante ne hanno messe di sti cazzo di camion? Cioè tutto il livello sono sti camion. È proprio... ed è subito riciclone. Bravi, scendete dalla macchina adesso. Vedete, tutto scemo, cioè... Scemo fino a un certo punto. Che no pausa... potrebbe essere veramente un gioco a settimana. Parliamone di questo momento qua. Che potrebbe voler dire... cioè se è che no pausa potrebbe... Saranno completamente random durante la giornata. Esatto, a sorpresa. E durare anche 20 minuti, nel senso, inizio, parto e parto e mi metto a giocare. Scusate, ma sono riuscito ad arrivare al checkpoint, sono appena a metà di questo livello infame. Quanto mi hanno rotto il cazzo! Vabbè, questo è vabbè, l'hai... un po' regalation, eh. Secondo me posso passare qui dentro. Mi piacerebbe. Mamma mia, che cattiveria anche da... Ma che virulenza!
Oh, sono riuscito a ammazzare l'omino. Questo si è incastrato con la macchina e la pagherà tutta. Oh, basta però, avete rotto il Kaiser. Dov'è la mia macchina blu? La macchina blu, promessami. Posso passare qua in mezzo, naturalmente, sì. Io ci credo. Posso anche passare in mezzo a questi proiettili col cazzo. Guarda che no, veramente hanno la merda in testa. Veramente, io non ho parole, cioè. Però è come ti attanaglia, nonostante la merda. Cosa succede? Sta finendo il tempo. Ma che? Ti giuro. Sta finendo il tempo. Praticamente ha un sistema di timing del merda sto gioco, che non puoi capire. Che c'è un time limit per ogni livello. Se io adesso arrivo a 4 minuti, secondo me finisce e muoro. Vediamo, scopriamo, magari mi sbaglio, eh. Però conoscendo Capcom, no. Ho un secondo. Ok, 4 minuti. Time over. Vabbè. Pronti in partenza, time over. Time over, game over. Non puoi continuare. E direi che avete dato tutto. No, ho continue tutto, play. No, vabbè, no, non no, devi ripartire dall'inizio di livello. Non ha senso. Davvero? No, col cazzo proprio. No, 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 col cazzo, cazzo, cazzo. E allora, a cosa giochiamo adesso, Andrea? Perché voi qua, vedete, la vedete qua nell'angolino. Qua abbiamo la scheda del gioco. E sì, quindi adesso spegniamo la sì, Super Gun. Dici, come la spegno? Spengo io di qua, aspetta, un po' più. Ragazzi, c'è un sistema leve di specchi e leve letterale questa spero sera. Che sia quella giusta, provo. Cosa si è spento? La TV è giusto. No, no, è giusto. Bene. Allora, togliamo le gomme. Togliamo le gomme. Mi raccomando che questa scheda, essendo originale, è preziosa. Ah. No, questa è la Super Gun. La super cazzo. Eccola qua. La mettiamo via. Salutate questo gioco di merda, diciamolo. Anzi, non ho ancora, forse l'ho mostrato, ma non live. Ce l'ho qua il pluriball antistatico, ce l'ho tutto qua, adesso lo metto. Però sono un po' deluso, perché quando guardi il pluriball antistatico effettivamente è rosa, ma quando poi lo srotoli non è più rosa. Sì, ma sono rimasto male. Però proprio dire color Peppa Pig, tra l'altro. Sì, non male. Allora, Legendary Wings. Beh, bello. Legendary Wings richiede il feticcio adattativo. Allora, facciamo una panoramica. Sì, ecco. Entra dall'alto. Una scheda bootleg da 10 euro di Legendary Wings. Allora, cosa fa Legendary Wings? Tanto dovremmo scoprire se funziona. Vedete che qua non ha, non esce esattamente Jamma. No, ma ci vuole un adattatore. E quindi c'è l'adattatore, che è quello lì, che è questo qua. Esatto. Da Coso Capcom Classic, Capcom Classic a Jamma. E quindi lato componenti è questo. Sì, praticamente cosa facevano? Per chi non lo sapesse, ma prima di inventare uno standard come può essere l'HDMI o l'USB, i giochi da sala giochi avevano del pin-out dedicati. Perché? Perché in questo modo, se tu avevi avuto un cabinato Capcom, tendenzialmente prendevi un'altra scheda Capcom per fare la conversion di quel cabinato, perché il pin-out non aveva bisogno di adattatori, non aveva bisogno di niente, potevi andare avanti a usarlo così com'è. Allora, qui vedo che c'è un po' di spessore, di difficoltà di spessore. Tra l'altro è una delle riprese più ravvicinate della tua faccia di sempre, probabilmente, ma va bene. Potresti provare senza gomme, sai? Infatti, così. Cos'è quella specie di sbirulicchio che esce fuori da questa scheda, scusa, ma... Ah, è tipo... Ah, un pelo. Ragazzi, c'è un setup di un precario, ma... Siete in 160 a vederlo, e questo è una... Esatto, vi fa contemporaneamente onore e paura. Ok. Momento della verità, è attaccata. È attaccata tutta sulla sinistra bene? Tutta sulla sinistra. Beh, insomma, se senti un bzzz adesso che attacco... Te lo dico. Beh, sì, te lo dici. Tanto potete se fuma, la vedete fumare anche in cam. Fuma veramente? Lo so. Se senti bzzz, non toccarla. Va bene. Dimmi, spegni. Stacca. Vado? 1, 2, 3. Che fa? È al contrario. Però no, va bene. No! Aspetta. Potrebbe, secondo me è un format, Andrea. Adesso, adesso ci giochiamo così. L'ho fatto con Zip Race, diventi scemo, no, non si può. Aspetta. Cerchiamo il pin out, ci deve essere un deep switch sulla scheda che ci permette di invertire
rifare il flip switch, se no diventiamo scemi. Il flip switch però non li vedo nemmeno. Sì, in alto a destra, c'era scritta a pennarello Legendary. Ah, eccoli, sì, eccoli. Allora, Legendary. Così bisogna fare il volo, grazie al potere di internet, adesso andiamo a cercare gli interruttorini che ci permettono, mentre io ovviamente che non so di statistico. Non funziona? Non funziona il coin. Bene, perché ha poco voltaggio. Adesso dobbiamo allora comunque spegnere e aumentare voltaggio, assolutamente. Abbiamo un cacciavite, sì. Va bene. Non farlo ancora. Lo faremo a occhio, tra l'altro. Allora, ti posso dire che... Ok, c'è il c'è lo screen flip. Ok. E... dovresti guardare il chip switch 8 del banco A. Ok, che è questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tutto giù. Ok, tutto giù vorrebbe dire... Passerotto, non sono potuto venire per una menata di lavoro alla Games Week, mi dispiace. Allora, quindi, il l'8 del banco A. Sì, che quello è il B, questo è l'A. Questo ah, è il banco A. Ah, ok. Sì, vedi che c'è SVB e SVA. Non lo vedevo dalle... Attento a non toccare la scheda perché sennò... Che cazzo? Ah, non toccarla! Eccolo! Era veramente piccolo era e fastidioso. Era da una parte... Sì. Adesso regoliamo il voltaggio a caso. Un filino. Quella, così? Va bene. A caso. Va bene, va bene. A Capcom, serata alla Capcom di cani. Vado? Vai, vada, vada! È ancora flippato! Cristo, guarda se va il coin! Il coin va! Il coin va! Bene. Aspetta! No! In che senso? No! Il coin non va! Il coin non va! Ok, allora spegniamo! Gli do ancora un po' di voltaggio? Dagli ancora un po' di voltaggio! Non troppo perché si frigge! Sai che siamo gli Stanley Olio del retro gaming in questo momento? Adesso, visto, probabilmente hanno invertito il banco A e il banco B, quindi rimetti a posto il banco A di prima e rimetti in su il banco B. Il banco, i banchi sono due, praticamente due set di switch, non ve li mostriamo solo perché la vita è agra, ma bene. Vai! Attenzione! È ancora flippato! È ancora... Oh, è troppo flippato, zio. Vediamo un attimo. E non va neanche il coin. No, 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 il coin va. Ah, il coin va. Quindi, cos'è che devo... Ah, devo mettere... Ok. E poi fa benissimo le schede su e giù. Rimetto il... Rimetti quelli come, quello come era a posto, il questo. E proviamo a invertire entrambi a questo punto i deep switch iniziali. Vita di merda. Perché sennò vuol dire flippare la TV di 180 gradi. No. Vuol dire cambiare scheda. Esatto, vado? Vai, vada. È ancora flippato. È ancora flippato, fratello. È troppo flippata sta Capcom. Questi sono i bootleg di merda. Non lo so. I bootleg di merda. Aspetta. Girate OBS e via. Però non possiamo. Noi lo stiamo giocando sul tubo catodico. Senti la mente. L'ultimo tentativo. Vai. Flippa tutti di Switch. Va bene. Flippa tutto quello che c'è sulla scheda. Tutto. Senza morire. Scusa, screen flip. Screen normal flip flip. Screen flip normal flip. Aspetta, che cazzo, ma come è messo questo? Screen flip. Ma che, ma sì, ma sono dei Switch di merda. Scusa. Vai. Momento scienziati pazzi. Stiamo provandoci. Abbiamo invertito tutti i deep switch. Vai, ho flippato tutto. E adesso diventa Street Fighter 2. Ehi! Funziona? No, veramente? Giuro! Sì, ma che abbiamo toccato tutto. Adesso. Abbiamo toccato tutto, adesso vai a sapere. Maria Luisology, grazie per la sub. Cristo Dio.
Vabbè, adesso non, chissà cosa abbiamo fatto. Abbiamo alterato la difficoltà, probabilmente di facendo rendendo il gioco. Adesso è diventato impossibile, ma ci sto. Va bene. Ce lo siamo meritato questo Legendary Wings. Vai, aggiungi, aggiungi, schiaccia, schiaccia. No, one player only. Ma come? E credit zero, perché prima abbiamo fatto una combinazione di deep switch. Ah, one or two sì, player. Sì, 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 è successo. Vediamo se riesce ad entrare, però. Tra l'altro è la versione occidentale. Yes. Ci sei, siamo riusciti, stiamo giocando, signori, è successo, ci abbiamo messo solo 5 minuti. Tutta la comodità di non giocare con il mame qui per voi. Devi assolutamente colpire tutti quelli perché sono. Ma i tasti non... sono uno sopra l'altro. Okay. Sì, ho pensato di rendere tutto più comodo per te mettendo un setup totalmente stronzo dei tasti. Dove sono fatto io. Ricordate che l'altro tasto spara le bombe a terra. Cosa molto utile, per esempio, per colpire quelle aquile che ci danno un altro power up. No, quello non c'era male. Gioco meraviglioso, molto bella anche la versione. In quasi casi non entrerei, ma starei fuori. Sì, per non farci il platform. Sì, perché il platform è bello, ma fa cagare. Ok, ce l'abbiamo fatta, non stare troppo avanti. Benissimo, adesso concentrati perché quando loro si aprono possono essere colpiti, ma dopo un po' sparano. Bene, ho preso il 3D. Spread. Almeno uno di due. Attenzione qua perché loro tirano un pugno, un po' alla gomma. Un maglio perforante. Mi piace molto come hanno creato questa. Ok, allora adesso io ho lo sparo più potente del gioco. Se trovassi... Te lo è a tempo o te lo tieni? Adesso è molto importante riuscire tra un po' a colpire il punto segreto in cui si nasconde il bonus stage. Ma nel bonus stage devi comportarti molto bene, perché se non muori. Un bonus stage alla capo, quindi comunque sofferenza. Riesco ad entrare in bonus stage. Ci sei ancora o sei morto? Non sono morto. Ok, vediamo un po'. Ah, senti la musica di Tamayo Kawamoto qua, cosa non è? Non colpire, non colpire, no, sparare! No! Perché? Non devi sparare! Come mai? Perché se spari ai muri nel posto sbagliato, arrivano dei nemici che ti uccidono. E tra l'altro puoi distruggere i tesori. C'è questa caratteristica buffa che ho pensato di mettere. In certi punti però fai un drip. E poi io muoio così, non ce l'ho fatta. Che bonus stage malato. Sì, anche perché se sbagli appunto appaiono questi nemici che ti sparano. Io non mi ricordo tutte le location dove sono nascosti. Guarda che musica che non c'entra niente, ma è bellissima, ascoltami. Sì, è una roba da film degli anni 80 italiano, anzi anni 70, commedia brillante. Guarda, è una delle primissime canzoni che ho imparato con quel piano. Ce la fai dopo? Sì, non la faccio anche da 20 anni, però. The palace is a little ways off. E andiamo. Sono in quell'inglese capcomiano, bisogna fare uno studio di letteratura capcomita. Mi fate capcomita? Sì, sì, tipo sodomita, ci sta, anche capire. È molto importante che almeno io riesca ad ottenere questo sparo, perché questi qua cagano cazzo veramente. Mi hanno preso il mio bonus. Attento che questi qua sparano male, sparano malissimo. Bisogna riuscire a distruggere più. Ok, ce l'ho fatta. Sì, qua tra l'altro il gioco ha uno slowdown assurdo, completamente, che non è del tutto imputabile forse al gioco originale, può essere in alcuni casi anche un problema proprio lì. Così da farli fuori subito. Uno e due, benissimo. Ed ora quattro proiettili in faccia a sti due mostri giganti, quindi porta di sue bombe, bombe sulla testa. Bravissimo! Impeccabile! Quasi. Però diciamo che c'hai provato. Ok. Ti lascio andare. Perché? Così. No, vuoi che entri di nuovo? Bah, puoi continuare anche tra un po' se vuoi. Make your way to the first area. Guarda che belli che sono quelli. Guarda che. Dai, ti lascio affrontare il. Quanto si vede che è il grafico di Ghost and Goblins comunque. A me è strano perché sembra che cammini ma guarda, rompendo la quarta parete. Lo capisci dal fatto sì, che sale. Sì, questo è chiaramente Ghost and Goblins. Qua se li colpisci quelli diventano enormi. Se diventano enormi non passi, pure passi a fatica. Ma c'è anche una grossa sicuramente contatto tra i team di sviluppo, perché erano cinque gatti in croce, cioè queste scale così è una roba Ghost and Goblins, cioè questa parte qua l'hanno fatta fare a quelli di Ghost and Goblins. Sì, 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 sì.
Questa è la festival delle quinte proprio. E qua faremo il truccazzo. Sempre se riesco a eliminare quello. Mamma mia, ma quanto si ama Capcom, caro Macco, è assolutamente vero. Poi questi donne che camminano sui capelli, ciclopiche, che si tirano sull'elmo e ti sparano. Ok, adesso, eh. Quando cambia la musica è cambiata di un se basta. Sì. Praticamente tu puoi sparare indietro e uccidi, Il boss. È un bug, chiaramente. È un bug bellissimo. Puoi entrare, dai, fate un giro. Andiamo, faccio un giro. Fossi in te, io lo farei. Prendi le P. Tanto ti tolgono con simpatia il power up. Geniale. Non so se hai capito, cioè, sì, ma perché? Perché sì, perché era troppo facile, insomma. Aspetta che andiamo in testa, sistema. Grazie, grazie, Capcom, che ci fai piangere e bestemmiare ancora. Però guarda quelle pietre, guarda. E ti uccidono quelle. Di colpo arrivano oggetti solidi contro cui ti schianti. Bella, no? Come idea. Molto. Anche, perché le pietre fanno male? No, le pietre no. Perché poi hai paura di tutto. Qua però andiamo, dai. Facciamo un giro nella bocca della donna. Ok, non sono ancora una volta bellissimo. Ed è subito drive in con l'allevamento di parrucchini di Pippo Baudo. Mamma mia, cosa hai tirato fuori? Chi è questo? Cacca da mani. Che sciocco. Va attento alle cozze. Le cozze temibili. Sono i nemici più temibili del gioco. E tu vai giù, muori, ma no, invece no, attenzione, sopravvive in una situazione contestualmente non bellissima. Guarda, spara qui simpaticissimo. Mi aspettavo di spawnare sotto. C'è del Super Mario Bros, no? In quel saltino. Devi saltare e pixel al limite. E pixel perfect senza. Pixel perfect senza limitismo. La versione giapponese ha una ragazza e un maschio. Ma hanno pensato per la versione occidentale che sarebbe stato, insomma, avrebbe ferito il cuore del maschio, dei giocatori maschi occidentali, quindi hanno messo due uomini. Però se guardate... Però è bello perché qua se avanziamo insieme siamo più forti. Sì, assolutamente. Nota che però l'ala che segna la mia vita non è verde ma è rosa, perché è rimasta quella di Gabriel Hart. Michelle Hart. Facciamo il trucchetto. Vai. Vai. Devi cambiare musica. Vai. Ecco. Truccazzo! Vorrei quasi vederlo sto boss, eh. Non l'ho mai visto. Ti giuro, non l'ho mai visto. Perché la prima volta che sono andato. Allora dopo ci suicidiamo così. Va bene. Siamo in 265. Cosa è successo? C'è stato un raid. Chi ce c'è lo siamo persi? Scusate, Raidar. Raidas. Forse siamo entrati in uno slottino in home. Comunque, benvenuti. Buon gustaie, buon gustaie. Stiamo giocando a roba Capcom. In real hard. La serata alla Capcom di cane. Attacchiamo delle vecchie schede bootleg. Quindi, tarocchi e pezzotte. Prendi il power up. Prendi il power up. Quell'aquila. Non l'hai preso. Hai perso il power up. E adesso sono cazzi miei. Di solito anche i miei. Questo è per quello voglio che prendi il power up. Perché è un gioco in cui veramente se muore uno, muore anche l'altro. Siamo morti entrambi. Non ho avuto il tempo di continuare. È andata così? È andata così? Sì, è andata così. Salagor, benvenuto! Finalmente riesce a beccare una live. Bello, non ho mai sentito questo pezzo di Tamayo Kawamoto. È molto fico. Stranissimo. Quella buona? Sì, stranissimo. Bello. Clavicembalistico. Allora, Fabio, ma sarete ospiti a Luca Comics and Games? Assolutamente sì, ci sarò io, ci sarà Bellotta. E tra l'altro giovedì mi puoi vedere già sul canale di Luca Comics and Games a giocare a Cyberpunk con Chikibe, Gianandrea Muia e Mate Simo di Intel e Nicola De Gobbis. Quindi gente bella, e stiamo giocando a Cyberpunk nuovo. Allora, quindi sì, e saremo comunque ospiti a Luca Comics, faremo cose per Luca Comics durante Luca Comics, ma saremo anche a Luca Comics come Kenobiswatch, quindi ci saranno raduni per chi verrà e insomma... E già che siamo agli 11 della parrocchia, questo sabato invece sarò a suonare a casa di Bologna Nerd. Ci sarà l'evento, partirà alle 3 del pomeriggio, ma io suonerò alle 9 di sera. Quindi venite all'evento di Bologna Nerd. Radver time!
Allora, prima di passare al Perinkovac e di passare al prossimo gioco, direi. Sì. Facciamolo. Che sì. Sarà anche perché sono ridendo e scherzando, è già passata un'ora, quindi ci sta. E il prossimo gioco sarà Hisai Saitsuburaiken. Che è? Avenger. Ok. Allora, tu direi, ma che cazzo? Piston Takashi, lo sai che è tuo figlio. Ah, fantastico. Chiudo, vado. Vai. Ok. Grazie per tutte le sub anche, Grazie mille, ragazzi, siamo sdrenati, quindi. Che no, Bit, ma Torino la CTU non esiste. Cazzo, sai che Waride? Ho fatto un concerto come Kenobit a Torino, tra l'altro in un contesto che non mi era neanche piaciuto particolarmente, devo dire. Serve l'adattatore? Usa quell'adattatore. Bene. Puoi staccare tutto comunque, puoi togliere la scheda, puoi togliere le gomme, perché questa ha i piedini, pensa che è lusso. Ehi. Vedi, hanno questa... Adesso la mostrerai. Allora. Sei lì. Esatto, allora questa te la do qua. 10 euro anche questa. Comprate da tale. Allora la faccio arrivare tipo astronave di Guerre Stellari. Tan 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 tan. Ed è Ataru Moroboshi, no, cos'è che hai detto che è? Hisatsu Buraiken Avengers. Prematurato Antani a destra, ok. Esatto. Allora, quindi lato componenti, lato componenti. Tra l'altro vorrei mostrare in che plurivolt arrivano le schede. Guardate la bellezza orrifica. Bravo, che lo sporco di questo plurivolt. Non si vede, ma fa schifo. Un plurivolt probabilmente impacchettato nel 1990 87, ecco. Allora abbiamo i piedini sulla scheda, e ciò è molto bello. Adesso avremo anche il piacere di scoprire se è una scheda funzionante. Esatto, perché non ci gioco da tantissimo tempo. Potresti mettere, se non l'hai già fatto, attento, esatto, a non far cadere quello. Mi piace che uno dei piedi sia fuori, così, giusto, va bene così, giusto così. Ma tu puoi mettere una gomma per aiutarlo, tipo così. Di nuovo musica di Tamayo Kawamoto. Qua è precario, ve lo farei vedere, ma è... Se dobbiamo giocare in due, quindi abbiamo bisogno per forza di questo spazio. Se vuoi potrei mettere il controller sulle gambe. Così tu puoi spostarti un po' in là. No, perché tiriamo tutto. Occhio perché ti riguarda. Mi... Ma vabbè, ci stiamo. Giochiamo gomito a gomito con l'aborto, come... Ma adesso proviamo a far partire la scheda. È attaccata? È attaccata? Bene, basta guardare se... Devi guardare che i pin qua dell'adattatore corrispondano abbastanza. Forse un filo... Vedato, puoi allinearlo ancora un po' più verso la destra della scheda, forse. No, mi sa che sia il massimo. Va esatto. Bene, ok. Perché sennò va tutto in corto e ciao. Allora. Vai. Vado. Guarda, questo qua è il momento dell'emozione dell'accesa della scheda. Allora. Vai. Minchia, ma che è? Sta funzionando? RAM ok, ROM ok. E attenzione, la tua cosa preferita, Andrea. No. È girata. Che due coglioni, madonna. Allora, i Satsu sono uguali. Vai a sapere. Invertiamo tutto, invertiamo tutto. No, secondo me funziona. No, dai, facciamo una cosa seria. Intanto... Emanuele ci dice: io sono qui. Sì, ma noi siamo qui, Emanuele, non possiamo parlare con te mentre siamo qui. Quindi, allora, tra l'altro, sì, vogliamo guardare il... Ah, tu stai guardando il pinout, non il pinout, sì, i deep switch del gioco. Sì. Perché ci chiede perché non lo flippate in OBS. Sì, lo possiamo flippare in OBS, così voi lo vedete giusto, ma noi lo stiamo vedendo su una TV a tubo catodico. Quindi abbiamo bisogno che esca giusto, a meno di non volerlo giocare con un secondo di lag su OBS, e non lo vogliamo fare. Il Capcom è sconsigliato un pochino. In generale. Avenger, Don Kane, nel frattempo... Prova a guardare se vanno i crediti. Giusto. Senti come vanno bene. Bellissimo. Allora, ti posso dire tranquillamente... Aspetta, è bellissimo. È sempre lì, è sempre sul deep switch A, ed è il settimo deep switch. Il settimo deep switch del banco A. Quindi io spengo. La TV è già girata, giratela sull'altro lato. Non è cioè, ma secondo te pesa 20 kg e cioè, non hai idea di, cioè, veramente, no, che
intricato sistema di specchi e leve c'è qua sopra. Ok, allora questo è l'A, no, questo è il B, questo è il B, sono due B, no, B e D, cosa c'è scritto? Ah, A e B, ok, questo okay. È l'A, allora devi prendere, cambiare il settimo, quindi io sposterei il secondo e il settimo. Va bene, ci sto. Perché in questo modo che siano, usa il cacciavite serenamente. E il secondo. Sì, quindi inverti. E dell'altro no? Per il momento no, sono sicurissimo. Sicuro, vai. Li hai invertiti entrambi? Sì. No. Togli. Inverto anche gli altri due. Aspetta un attimo perché magari no. Bene. Allora, quindi questo qua. Se non funziona invertiamo anche tutti gli altri. E questo qua. Vai. Ok, aspetta, tra l'altro vedo che wow, attenzione. Ah, interessante, no. Vai, accendi. È bello perché i deep switch non corrispondono a... sull'altro l'abbiamo fatto. Cosa? Sì, l'abbiamo fatto anche sull'altro, adesso inverto tutto. Che bello, sminchiando, il livello di difficoltà è qualsiasi altra cosa. L'orrore dei collezionisti, cioè invertire i deep switch completamente a caso. Tutti, tra l'altro. Però così, a rigor di logico, dovrebbe andare. Sì, è un modo un po' così. Sì, è questo è il retro gaming con la clava. Vado? Vai. E yes! È il truccone, funziona. Cioè, guardate, questo è... stiamo documentando come... Solo che abbiamo messo sul test mode, è così? Abbiamo sì. Attivato il... Allora, però aspetta. Demo sound off... No, beh, non puoi cambiare niente in realtà, ti fa solamente il test del... Beh, funziona tutto. Sì, funziona tutto, ma non possiamo giocare. Lo so, ok. E la cosa bella è che non esiste, un secondo loro, un test mode, quindi fa abbastanza ridere questa cosa. Però, quindi... no, non puoi giocare, devi disabilitare qualcosa. Ah, tra l'altro, vedi, guarda Deep Switch B e Deep Switch A, vedi che ti sta mostrando le cose. Esattamente, un coin 4 crediti. Facciamo una cosa che non bisogna mai fare. Togliamo. Cambiamo i deep switch con la scheda accesa. Secondo me è una scelta vincente, soprattutto con un cacciavite di metallo. Per aspettiamo, allora, aspettiamo 30 secondi per vedere che l'elettricista in chat ci dica no, state per morire. Puoi cambiare i deep switch on the fly, dice giustamente Don Kale AX. Lo so, ma ho sempre paura. Real hardware, real life, real problem. Facciamolo, se lo dice Kale possiamo andare. Vai. Allora, il test mode, secondo me, è l'ultimo del... o è il primo... Allora, intanto adesso siamo in screen flip, quindi sappiamo che è giusto. Tu prova a toccare i deep switch di un banco. Scegli il banco del mutuo soccorso che ti piace e guardiamo che cosa cambia. Ok, questo era il deep switch A. Quale è cambiato? Il quello più a destra. Quindi è uno. A, effettivamente corrisponde. Benissimo. È A ed era l'1, immagino. Esatto. No, benissimo. Non è vero. Come no? Era l'8. Esatto, quindi sono era 8, va bene. Allora sappiamo 8, bene, quello puoi cambiare. Tanto ti mostra che cosa sta cambiando. Quindi, perfetto. Secondo me, questo è lo screen flip. No. Cos'è cambiato? È cambiato quello che non cambia niente. Siamo anche a level very difficult, quindi se sul deep switch B per piacere tocchi qualcosa, per l'esattezza, secondo loro dovrebbe essere il deep switch, dovresti mettere metti il 5 e 6 del banco B su on, il 5 e su off il 6. Level easy, demo sound on. Ok. Continue on. Sì. Bella lì. E a questo punto vogliamo togliere il test, che secondo me è... No, non è questo. Va bene. È forse questo. Beh, finché c'è screen flip io sono tranquillo. Devi, esatto, toccare solo là. No? Ma ok, non è documentato su deep switch. Comunque la roba è folle. E... metti 1, 2, 3 su off. 1, 2, 3 su off. No, quelli sono gli altri. Ah, hai... quello è lo screen flip. Quello che hai toccato adesso è lo screen flip. Ok. Qual è? Qual è? È il 2. Che in realtà è il 7. Esatto. Perfetto, non fa proprio... Ok, yeah. Ok, funziona. Quindi adesso dobbiamo solamente sull'A rimettere tutti gli altri come erano. Ah. Lasciando solo quello. Ragazzi, è real hardware, lo sapete. Allora.
Occhio, non fare un stesso seminario. Stiamo summonando il diavolo, chiaramente, con questa combinazione di mosse su Deep Switch, come in quella famosa puntata di Ramu in cui summonava in dialogo il dialogo. Il diavolo facendo. Prova. Bene, sono positivo. Vai. Bello che comunque il Deep Switch su internet non parli di test mode. Mi fa molto piacere. Comunque siete lì qua in 214 a vederci cristalli sulle schede. Ram, ok, ROM, ok. Direzione giusta e funziona tutto, ragazzi. Dai, adesso non parte il test mode. Non l'aveva fatto prima questo. Oh, e allora? Porca puttana, ci meritiamo un liquore. Assolutamente sì. Ed è il momento del Pelinkovaz, quindi mentre lasciamo. Aspetta, aspetta. Yeah. È il momento del Pelinkovaz. È il momento del Pelinkovaz. Con Demo Sound. Fantastico. Li hai messi tu? Sì. Salmonando, allora, bellissimo, c'è chi ha detto salmonando il diavolo, ma anche abbiamo salmonato il dialogo, è molto bello. Sì, abbiamo salmonato il dialogo. Allora, lo mettiamo direttamente dove c'era l'adre, perché da quelle mosse. Sì, ci sta. Ci piace, questo è il Pelinkovaz. Possiamo mostrarlo tranquillamente, tanto non è in vendita in Italia ed è illegale in molti stati, quindi possiamo metterlo. Te lo metto. Te lo metto e te lo allungo anche. Te lo metto e te lo allungo e via. Come piace a te. Anzi, svuoto il bicchiere perché sono un signore. E cosa posso dire, ragazzi? Questa è la joystick version, sì, caro Prumbilambi. È esattamente la joystick version, credo. Ah, passate un'altra scheda ora. No. Cioè, voi chiaramente vi divertite di più a vederci cambiare scheda. Siete dei sciocchini. Oh, comunque siamo qua in 214, ragazzi. Vi voglio bene. Cioè, il fatto che vi piaccia vedere una fronte in primo piano con uno che dice: no, ma aspetta, per il prossimo facciamo l'inquadratura sulla PCB. Ma vuoi più forte o meno forte? Meno forte. Non mi ricordo qual è. Benissimo. Quindi Pelinkovaz di Beastwatch. Salute a Capcom, a Kento Tsujimoto. Mi stanno cadendo i pantaloni. Uh-huh. Ormai tanto è almeno. E il meno, dici tu. Bene, adesso siamo qui con un grandissimo gioco, Avengers Hisatsu Buraiken di Piston Takashi, musica di Tamayo Kawamoto. Metti ancora. Ancora, più crediti. Bene, vai. Starta. Dovete salvare ragazze. Come on. Senti che musichetta che ti fa. Diteci che l'audio sia buono. South Paradise City with the girls. E nota che è Kung Fu Master, in quanto l'autore è Piston Takashi. Piston Master. Kung Fu Master. Con una dimensione in più. Esatto. Ma in realtà. Sì. Non puoi saltare, ma. È esattamente Kung Fu Master. È Kung Fu Master. Fate finito. Quello che tira i coltelli, che porta qui i falcetti. Devi distruggere i bidoni di munizioni. Devi farlo. Madonna che bello. Ah! C'è una porta. Io la spacco e entro nella porta. E vengo anch'io. È un pochino tagliato. No, non è. È così, è complicato. It's complicated, ve lo spiegheremo, è veramente una roba complicata. Vai a salvare il ciccio. Il ciccio. Come è felice, cioè, sì. Bella lì. Aspetta, mi ha dato un cuneo anale. Vai a prendere prima che passi il tempo. Ce l'hai? Ho il cuneo. Uno. No. Ho il cuneo anale, esatto. Allora, qui bisognerebbe fare un lavoro che è un po' complicato per vederlo, quindi lo vedrete così. Vedete, un po' tagliato, ma è una questione di rapporto di risoluzione del capture, praticamente. Quindi dovrei fare delle cose che non so fare. Però è un problema di capture. Se io attaccassi direttamente al televisore avrei molta più possibilità di azione sull'immagine e sul framing dell'immagine. Siccome c'è un adattatore di mezzo, che è quello che manda il PC l'immagine, mi uccide. Che modo stupido di morire. E ricordiamo che abbiamo messo la scheda. Che musica matta, tra l'altro. Sì, ma poi la scheda è easy, capito? E questo, il gioco è easy. Questa sera è hard. Capisci la foglia di carta?
proprio dei pugnetti di una velocità sapita che è totale. No, mollatemi. Ma i calci servono a qualcosa? No. Sì, sono più lunghi. Però sono più lenti. Attento a questo che ti uccide. Però c'era un modo che non mi ricordo più per ucciderlo facilmente. Aspettare che lui faccia il giro e poi colpisci. Aia. Basta. Che campioni, che sample brutalisti, si può dire? Aia. Niente, da fare mordi e fuggi proprio, sennò ti spacca. Ti spacca tutto. Calci delle balle! No, eh. Guarda il cheat che io mi immolo per te. Bravissimo. Magiustra, buonanotte, ti vogliamo benissimo. Buonanotte, Magiustra, quasi buonanotte. Come al Pelinco Jazz. Notte, bimbos. Well done, continue. Guarda tanto tagliato. Guarda i due Kenshiri qua. Ma che... io, dov'è che lo devi tagliare? A destra. C'è una croppaggine. Ah, ma come... Ah. È complicato, è legato. Senti la musica qua. No, non è tanto tagliato. No, è pochissimo. Quanto basta dare fastidio a chi è uccidi come... Senti che robetta sta musica di Tamayo Tavolino. Sappiamo tutti con te, questa cosa mi diverte. Cioè dei campioni veramente fuori parametro. E da non credere che la gente che poi avrebbe fatto lo stesso anno Street Fighter 1. Io penso che prima di farmi. Si ferma bravo, tutto. Bravo, bravo. Si ferma tutto ed entriamo. È tipo. Guacamole, esatto. È tipo. È Jagger di Kenny Guerriero, ma guacamole. Guacamole, esatto. Guacamole. Vai, però colpisci. Calci in testa. Bene, l'ho capito due volte. Rende stupido sto minigioco, mi fa sentire un cretino. Madonna mia, che fastidio! Adesso magari moriamo anche, perché finisce il tempo. Game set. Ah, ne ho fatto enemies, ne ho fatto uno, cioè, più io. Oneamise, certo. Wings of Oneamise, vabbè. Io solamente per Tamayo Kawamoto, quindi un gran spoiler. La musica. Ma cosa mi ha investito un motorino? Che cazzo era? È un motorino vivente. Vorrei arrivare al terzo. Un motorino vivente. Vorrei arrivare al terzo stage perché c'è una delle mie musiche, forse la mia musica preferita di Tamayo Kawamoto dopo. Ma dopo ovviamente. Dopo. Però Ghost in Ghost alla fine. No, vabbè, ci sarebbe anche tutta una serie di Storm, è vero, però ma... quella lì è tanto più moderna, cioè è molto bella, è splendida, ma è un altro gioco, cioè un altro campo di battaglia. Tu non prendi molto i vasi, non ti piacciono. Rompo le palle a rompermi. Io in Z, senti qua, senti la musica. No, cosa fai? Guarda che dopo muoro. Entra. I pugni sono più veloci, ma hanno meno agilità. Il calcio è più lento, ma più agilità. Insomma, il classico risk reward scegli tu. Che musica? Non è questa, è quella dopo. No! Che carisma comunque. È bootleg Drumbilambi, è bootleg. Troppo stupido sto gioco. È che non mi ricordo più i pattern completamente. Devi trovare quello vero, quello che stai menando tu, quello. Però è veramente troppo figo. Guarda che scoppole dentro la testa. Tu ti rendi conto che io questo lo finivo? L'ho preso a scoppole. Ma sì, ma questo era il classico gioco che amavi e che imparavi a finire. Se lo impari è 1cc. Perché uno è bello e due aveva un immaginario figo, dai, sì, cioè fighissimo. Cioè, e poi era un po' un meccanismo sfizioso, un po' diverso. Senti, dagli sentilo. Altri. Sì. Stai ferma, sentiamo. Io la faccio un po' più funky, in effetti. Qua è alla vibra da Inagada da Vida proprio. Sì, cioè gli Iron Butter. Era un grande fan di Iron Butter. Su serio, cioè. C'è scritto sul suo blog che ho stalkerato tutto. Io mi chiedo, da un lato cosa direbbe Kento Tsujimoto vedendo le sue foto in
come facciamo colazione al mattino in Italia. Ma anche secondo me Tamayo Kawamoto secondo me sarebbe all'inizio inquietata, ma poi contenta. No, secondo me sarebbe inquietata. Io ho la sensazione che Tamayo Kawamoto sia molto timida e questo la renda anche a volte un po' scontrosa. Ho visto uno scambio di dialogo con Greizor 87, quindi sì. Grandissimo musicista. Che gli fa Greizor del merda, sì, che cazzo praticamente, praticamente sì. Oh, ma io sono detto Pignattara. No, no, sto scherzando, ma praticamente lui ha detto una roba per fare un complimento su Twitter. Lei ha visto il tweet perché gli aveva attaccata e lei tipo ha reagito come, non mi ricordo su cos'era, la qualcosa, forse sulla musica classica, forse gli Ux, se lo ricordo. E gli ha detto, no, ma sono un tuo grandissimo fan. Muori! Tamayo. E lei tipo... Devi morire! Non so, cioè, ha fatto la faccia come una... Cioè un po' tipo non rompetevi il cazzo. Anche un po' lei è stata molto a lungo stufa di essere associata al... Guarda una porta, guarda una porta. Questa è una porta. Andiamo, andiamo. Conferma, lessi anche lui quello scambio, te lo ricordi com'era? Scusa, prima era tutto difficilissimo, adesso di colpo è una punta. Le bombe. Io inuccia. Bello! Niente di care. Tanto non puoi sapere. No, non lo sai perché non è tagliato. Sì, sta roba di adattatore. Bisogna cambiare la risoluzione dell'adattatore, ma sinceramente on the fly. Già giochiamo su catodico, che è una bella lussuria, nonostante questo flicker aggiunto dall'adattatore. Se avessimo a sapere ti portavo il G-Scart SV, che in realtà potremmo prenderne uno anche a te. Sì, sì. Poi devi entrare qua dentro, questa è anche una cazzata. Una volta che sei qui qua. No, non puoi colpirli, quindi non è un gioco Nintendo qui. Però posso. Che fastidio, certo. Questo qua è il boss del recinto proprio. Sì, ma dobbiamo morire in culo proprio il boss del recinto. Scusa cazzo, c'è fatto di merda che non si capisce. Io non ci credo. Io non credo a me stesso quando ricordo che lo facevo 1cc. Non ci credo. Grizzor in pratica aveva fatto un tweet di complimenti e diceva tipo che il segreto di Tamayo erano gli accordi esotici o una roba simile, sì. E Tamayo Kawamoto gli ha... ha cagato, ha fatto una foto, lo... no, sto scherzando. Allo scroto di Tamayo Kawamoto di Kenzo Tujimoto. Tamayo Kawamoto ha fatto una foto allo scroto di Kenzo Tujimoto. È molto sbagliato, però ha due bellissime rime. Una però canzone... è una filastrocca, cioè sì, tipo sì. Mamma roba cicci coccotta. Tamayo Kawamoto ha fatto una foto, la foto dello scroto di Kenzo Tujimoto. No, vabbè ragazzi, abbiamo la filastrocca ufficiale per la vostra famiglia. Quando insegnatela dovete... ai vostri bambini. Sì, signora Linda, appena possibile. Tra l'altro guarda quanto ci vi rascia in greco. Questo... Sì, è vero. Di speedrun. Lo scroto di Kenzo Tujimoto. Lo scroto di Kenzo. Andiamo dritti, dai, lascia stare. Secondo me lo scroto di Kenzo Tujimoto può essere una carta per... il Cards Against Humanity che giocheremo questo venerdì sul canale di Heal Forgets. Tempo utile per mandarvi Seuk. Beh. Presto. Esattamente. E in pratica in questo adventure Kenzo Tujimoto ci manderà i suoi livelli di Seuk. E non rompete più coglioni. Che non ne ha mai fatti, quindi non ce ne manda nessuno, però è. Ci manda quelli di default spacciandoli per suoi, tipo classico. Classico Kenzo. Classico di no, a parte gli scherzi, mandateci oh, guarda il che vostro bello. Seuk. Cosa c'è di più bello di fare un boss? Ma davanti io. Anche questo è una cazzata, raga, Lui para tutto, devi farlo arrivare. Lui arriva, tira un calcio e dopo che hai tirato un calcio, esatto, muori. Lui arriva, tira il calcio, quando indietreggia è un unico frame in pratica in cui. A meno che non scopriamo che si possa parare, ma non credo. Con il terzo tasto, sarebbe molto bello. Sì, è così, veramente stupido. È un gameplay veramente idiota. Voluto espressamente da Kenzo Tujimoto. Però. Poi intanto anche paro perché. Ma cosa deve intendere? Basta! Cioè, uno dei boss più brutti che abbia mai visto. Forse è il più brutto boss della storia di Capcom, vediamo se qualcuno può confermare. Ne hanno fatti tanti di stupidi, ma. Cioè, non possiamo. Forse ci stiamo in due. Ai pugni no. E andiamo sotto tutti e due, brute force.
Io non riesco neanche a superare le corde del ponte, figurati. No, niente, brute force mi sa che non funziona. Diciamo tipo calcio in culo, io non ti posso spingere. No. Dammi un credito, per piacere. Hai visto che resetta il tempo il credito? No, no. Forse partendo, sì. Vieni indietro, vieni indietro. Quando lui fa il calcetto... Ma sì, ma quello che tira le bombe l'hanno messo dopo perché era troppo stupido, non è che era troppo facile. Tanto cioè, gli abbiamo tolto un pizzo. Ma c'è ancora qualcuno o sono andati tutti via? Sono in 185. Beh, sono contento che almeno 30 persone solidamente abbiano detto basta. Basta Kenzo Fujimoto, che stronzato. Bello che sto giocando, ma visto che non posso fare niente, sto qua proprio... Grazie. Ma se stiamo tutti e due là, scusa, È vero. Che fai? Magari vieni qua. No, questo non fa più niente. C'è la trigger zone che è circa qui. Grazie per niente. Sei come hai fatto a morire tu? È tipo perché ha colpito me e è io... Energia cinetica. No, ragazzi, non viene. Va fatto perché voi non lo farete mai. Lo stiamo facendo per voi, veramente. Vieni. Ma poi prima parlare della paletta. Allora, l'ho preso. Sì, sì, bene, sì. Bene. Che pugna. Attenzione, il pugno era meglio, eh. Tocca a me? Vai, pugno. È tipo il cesso di bar, tocca a me. Pugno, scusa. È veramente la fila per fare il boss. Secondo me non è vero che ero finito, non ci credo più. Non è possibile, no, ancora. Secondo me invece è fattibile. Ma qui... Secondo me qua era una cazzata totale e non ci proviamo. Qualcuno in chat sa se è una cazzata totale e non ci ricordiamo? Per me sembra veramente demenziale. Un problema di comunicazione c'è. Aspetta, c'è un punto esatto in cui mettersi per triggerarlo. Il suo trigger è il buco, il buco. Il buco, quel buco là, esatto. È fattibilissimo, solo che dovrebbe una discreta sopportazione del dolore. Ah, ma adesso che mi ricordo, c'era questa mossa bellissima qua. Se schiacci due tasti insieme fai questa mossa. Che non serve a niente. Almeno ti desse un frame di vulnerabilità, vaffanculo. Perché prima lo prendevo? Ancora uno, dai, ancora un pugno. Non mandarmi avanti però, se no muoio, guardalo. Oh, che vaffanculo. Well done, ci hai messo 40 minuti. Sì, c'è un achievement della stronzaggine. Ed è easy. È il livello easy. Thank you. Guarda che belloci che siamo. Kenshiri, sì. Uno è bellotto. The Forest of Treachery, qua non mi ricordo. Qua è subito comando. Che musica. Qui dovevamo aggiungere i serpentini perché era troppo facile. Mi ricorda la musica del livello con le cascate di Mickey Mouse in Castle of Illusion. Adesso non più, però. Avanti però. Non uso dell'FM e slack. Andiamo avanti dritti. Inizia a essere molto poco confortevole. No, è tipo comando stretto. Comando stretto? Era proprio chiamato comando stretto. È esattamente come comando, ma hai le mutande di una taglia troppo stretta. Quindi ti stringono. Guarda quella porta, quella porta tribale. Questa è una porta tribale. Vai, vai. Come le riconosco io le porte tribali? Oh, guarda che bello. Vai a nutrirti, ciao Benjuzzo! Sono morto. Anch'io, perché non ha senso. Cioè, ho preso anche la tua energia perché sì. Ma è proprio rotta sta roba. Tanto non è brutto, forte. Voglio morire, uccidiamo lui e poi... Ma poi qua dentro c'è la sua energia. Secondo me, guarda, ti lascio finire e ci facciamo un altro gioco. Va bene. Non ha senso. Ti ho risparmiato da giocare da solo, però pensa che dolore. Sono molto doloroso. Cioè, secondo me gli si impara a voler bene. Secondo me che puoi sviluppare il gusto e... Mi piaceva molto, ma... Castle of Illusion era pur sempre Capcom. No.
No, era Sega, però è vero, c'erano dei punti di contatto tra i team, però non... No, anche Capcom aveva fatto su Super Famicom dei giochi di Polino, ma cazzo di lui. Sì, esatto, però mi sa che una compositrice c'era di mezzo, qualcosa. Vabbè, comunque sì, c'è dell'affinità quantomeno. Allora, ti scrivo And. Vediamo la No, scusami, ho scritto Anu. Lo prometto per Tony, grazie. Ho scritto Anu, non... Non buono. Comando si è scattato con la scelta. Che musica! Torchio, si è abbonato 18 mesi! Visto che è la stessa malattia di Marta e Zave, dimmi di che morte devo morire. Com'è andata? Mi torna a casa una moglie triste o una moglie allegra? Grazie per i cheers, Dorelic. Cazzo. Qualcuno mi sa dire se è 1943 Jam, per piacere, o se è Capcom Classic? Secondo me ce lo diranno. Kale ce lo dice. Attenzione! Molto bene! Cosa? La Juve ha vinto. A me non me ne frega niente, me ne frega nella misura non della Juve, ma nel senso che mia moglie è juventina, quindi... Certo. Ed era a vedere la partita, quindi... Quindi. Molto bene, molto bene. Ok, allora, abbiamo spento anche il Satsuburai, che è mortacci sua. Adesso, o ribaltiamo lo schermo. No. No. In orizzontale. Allora, tolgo questa. In orizzontale, in verticale ti posso... Vogliamo fare vedere la scheda adesso? Facciamo vedere cosa facciamo. Sì. Se io faccio... Abbiate pazienza, eh. Sono le serate punk di Kenobisbo. Cioè, in realtà, guarda, ho fatto un giro di inquadratura preciso. Wow, man, e questa è buona, l'inquadratura. Cazzo. Allora, qua io le schede, stavo guardando, abbiamo comando che se omicida. Sì, me lo ricordo che aveva... Però secondo me potremmo provare perché... Secondo me è proprio quello il suo bello. Il suo bello è quello, che magari secondo me per un po' va. Cioè ormai siamo arrivati al feticcio che vi facciamo vedere la scheda che sappiamo già che non funziona. Ma guarda che scheda che è, guarda che lavoretto. Tre livelli di silicio... Tre livelli di tre PCB con dentro del polistirolo. Aspetta, no, devo prendere con la settore audio incollato con della borra e nessun senso rotta e Capcom Classic anche tra l'altro. Tre strati di bafferone. Bafferone senza Pisola, a senso. Me sembra Jam, No, questo è Classic. È Classic? Sì, sì, sì. È lì che ti incula, che tu dici "Ma a me sembra Jam". Boom, tra l'altro non so se Kale mi ha detto se era o meno. Allora, 1903 classico, grazie mille. No, però passato dice Jam. Dice posso avervi come vicini di casa? Non credo, i miei vicini di casa questa mattina mi stanno odiando, sento il loro vociare minaccioso attraverso il muro. Allora, loro sentono il nostro. Vogliamo fare un controllo? No, serio? No, comando sicuramente classico. Ok, sicuro? Sì, al 100%. Bisogna vedere 1943 più tricky secondo me da capire. Questo però è... Allora vediamo adesso qua, voi vedete la scheda, i dip switch sono qua, quindi sono quasi inquadrati, faccio così e sì, sono inquadrati, li vedete se sarà necessario, ma non sai perché forse? Cosa? Perché quando avevamo giocato no, questo qua è un altro TV, ma questo è un altro datatore. E mi sa che era girato dall'altra parte quando l'avevamo usate di sì, là. Sì, perché in realtà il problema e quindi probabilmente avevamo fatto questo cinema anche al contrario. Sempre. Solo che offline. Vai. No! Vai, sento quel trrrr, sì. Quello è male. Quello è male e male. E quindi? E quindi c'è qualcosa che non va. Attenzione, la scheda non va. Lato componenti è lato componenti. Sì, ma... Guarda questa scheda che stronza che è, vedi che non è esattamente come la vorresti, quindi scivolano un po' e va in corto perché va ai piedi un po' stronzi, bisogna fare in modo che questi due siano allineati a questi due che sono l'alimentazione, se no sì. L'alimentazione va a finire su un'altra certo, pista e spana tutto. Così sembrerebbe un po' meglio. Poi potrebbe essere anche questi tripli ribbon cable del merda. No, questi non dovrebbero essere responsabili di quel rumorino lì.
Ma se non riescono a far passare il circuito come dovrebbero, proviamo, se no la buttiamo. Volete una scheda rotta di comando? Ve la regalo. Allora, vado? Vai. Partito? Partito senza problemi. E Andrea? È flippata? È flippata! Sì, ma tanto non funziona il gioco secondo me, quindi vediamo. Ok, provo a farlo partire. Fallo partire. Esatto, questo gioco ha questa caratteristica bellissima di non avere gli sprite. Quindi, oltre ad essere flippato, tu puoi andare avanti, effettivamente, ma non ci sei. Però ci sei, nel senso che ti colpiscono gli altri. Bello, visibili. Bello, beh, direi che possiamo forse passare a 1943. Sì, questo è forse oltre le nostre possibilità. Vuoi che... un altro tentativo solo? No. Inutile? Inutile. Inutile perché è esattamente il problema che aveva. E quello che mi aveva detto che me l'avrebbe riparata me l'ha rotta definitivamente. Non faccio nomi perché fa brutto, ma mi ha proprio sparato tutto perché un po' si vedevano. Cioè il problema della scheda era un altro e di colpo il problema della scheda è diventato che... questo. Vabbè. Ok, grazie. Ok, allora. No, una nuova difficoltà. La vera, è la vera blind run. La vera blind run, mi sono caduto in pantalone. Allora, passiamo a prima del 1943. Proviamo il 1942. Ah, dolore. Quello con la musica bella. Questo veramente non mi ricordo se funziona o no. Questo è un adattatore suo, buffo. Tanto abbiamo, è l'ultimo gioco, perché sono le 11:10. Dai, finiamo con il 1943. Proviamo a mettere su questo. Giusto vedere se va. Però vi faccio un massaggino. Aspetta. Fai, sì, bravo. Fai il massaggio questo cardiaco. Veramente non mi ricordo. Mi pare che aveva dei problemi. Ma ci sono anche qua dietro, dai. Io lo massaggio da dietro. Senti come fa Crick Rock questo Zilog Z80. Massaggia. Allora, stiamo massaggiando. Massaggiando la scheda PCB. Mi sembra una cazzata, ma in realtà gli accrocchi, le ossidazioni, certe cose. No, più che altro stiamo insaccando bene i chip, le EEPROM, che è il motivo per cui a volte non si vedono bene le cose, eccetera. A volte invece non ci vedi un po' provati, stai scherzando, siamo provatissimi. Cioè il real hardware, real feelings, real problem. Ragazzi, siamo veramente con una temperatura stupida. Cioè fa un caldo che non avete idea. No, non servono le gomme perché... Ah no, sì, servono le gomme, hai ragione, scusa. Questo tra l'altro ha un adattatore orribile, attento che non finisca giù l'alimentatore, sì, che è quasi giù, ok. È ben allineato. Bene. E direi che piace c'è come tutto. Uso quel pezzo di scarta rotta come supporto. È molto bello, sì. È proprio un grande, grande stile. L'alimentatore lo rinsacchiamo un po'. Pronto? Pronto. Fammi indovinare. Perché? Beh, però va. Sì. Inizio a pensare che abbiamo messo la TV al contrario, Minchia, se va? Va perfettamente. Cazzo, funziona. Ah, era l'audio secondo me che non andava. Vabbè, meglio. Io gioco e tu me lo suoni. Sì, ma puoi giocare a testa in giù. Beh, No. Perché no. Non giri il joystick? No. Cerchiamo Deep Switch, va bene. Sono qua. Allora, secondo me se è come le altre schede Capcom. Sì. Siccome, cosa vuol dire? Tutto fuori quelle standard. Di questa sera io cambio il 2 e... vabbè, a questo punto dici flippiamo al volo. No magari non c'era neanche il flip. Cristo che non mi va, scusami, non mi funziona il telefono. Allora no, vediamo, magari senza audio perché non c'è volume. 1940. Se non c'è volume lo possiamo, no, non vedo, eccolo qua lo slider del volume, lo gli do volume, prova a fare un po' su e giù, cioè ruotarlo da una parte all'altra, ma mi sa che non ce l'ha. Bello, today stop 30%, non è vero. Ok, abbiamo un settings. Allora dico subito dov'è il flip. Il flip per la tua delizia non c'è. Sì, screen turn come da standard, invece il quarto di switch B. Allora aspetta che rimetto a posto la candela prima. Ok, tieni sempre ferma la scheda, se no andiamo a remengo. Hai detto che Andrea quale? Il quarto del Deep Switch B. Quindi io tocco questo.
E tocco a... Non escludo che bisogna riavviare la scheda per questa cosa. E dagli ancora resettino, esattamente. Prova a muovere il quarto di entrambi. Fatto. Esattamente. Vado, resettino. La nuova Super Gun Small Cub. Noi usiamo la Super Gun Small Cub. Man of Wax inizia a seguire il canale ed è ancora flippato il gioco. No, Dio Madonna. È proprio sì. Tocca anche il quarto. È toccato i quarti di entrambi. E tocca anche il quinto. Quindi entrambi. Questo è il Real Lab. Ok. Fatto? Sì. Resettino. Come non funziona l'audio? C'è qualcosa. Guarda tutta questa scheda. C'è qualcosa da qualche parte che ha un problema e il gioco è ancora flippato. Vabbè, vaffanculo. Li cambio tutti. Mossa sì, cambio. Smart bomb. Spegnilo, va. Facciamo anche così, è più bello. Sì, più bello. Il problema sai qual è? Che io ho dei vecchi giochi verticali che non hanno il flip screen e che, siccome non esisteva uno standard di cose dritte e cose storto, sono sempre storti. Per esempio Bomb Jack, per esempio Pimbo. Quindi, tanto c'è veramente la merda dentro questi Deep Switch. L'ho pagata 8 euro sta scheda. Ma dove ce l'hai lo spacciatore di schede Capcom? Tanti anni fa, un attimo prima che i prezzi skyrocketassero, ho comprato uno stock di Space. Me lo ricordo, sai perché me lo ricordo? Sì. Ero in viaggio di nozze. Sì. Ci siamo sentiti, sì. In un momento abbastanza random, io alle Hawaii, ecco. E tu mi hai detto, Fabio, ho fatto una cazzata. E ti ho detto, cosa hai fatto? E per un attimo ho detto, che cazzata, cosa è successo? E mi fa, ho comprato 200 schede, no, tipo, no. 150, 60. Ho comprato 60 schede. Ho comprato 60 di queste cose che stanno riempiendo interamente il mobile del... Infatti Ugo Laviano, che salutiamo... prende in giro Babic, dice che avete presente la scena di Fantozzi quando scopre che Pina lo tradisce e ha il tutta la casa piena di pane, era giusto? Perché era un indizio. Il panettiere, ecco, Babic ha esattamente la stessa cosa. Vai Andrea, accendi la scheda, Mondi a casa, ti aspetta. E allora! Vedi? È un rituale comunque. Veramente un rituale. Però non funziona. No, perché... Però è bello, eh. Secondo me... Quanto è veramente Konami, tra l'altro? Secondo me si è rotta. No. Eh sì, perché durante il test è andato in merda. Non è un service mode proprio, è un misto, perché è una specie di service rimetto a posto tutte le candele da una parte. Sì, non è proprio un service. Metti a posto tutte quelle di Switch A. Che chiaramente... Aspetta. Guarda, uno è marcato uno. Aspetta che chiudo. Sì, vai. Vai. Sì, tra l'altro minchia. Se io avessi documentato tutte le schede con amore, dicendo, testando i Deep Switch, ma chi lo fa? Quando hai comprato 60 schede, vaffanculo, cioè. Ma no, secondo me è bello così, cioè ogni scheda è un'avventura, cioè sono anche avventure one shot, vai, accendi. No. È andata proprio? Sa che è andata. Bene! E provo a rimettere a posto le altre candele, scusami. Poi basta. Però è un bad ending questo. È molto bad ending questo, Questo è bad ending pesantino proprio. C'è un profumo in effetti anche. No, quello no. No, non se... ma forse questo. Quello è. Forse la casa, semplicemente quello. C'è un profumo come di bruciato. Sì, tranquillo. È casa mia. È casa mia, è tutto a posto. Vai, aspetta, fammi anche. Senti come tocchia, vai. Vado? Vai. E funziona, ma è flippato. No, basta, vabbè, basta. chiudo, ciao. No, guarda, se vuoi possiamo fare questa cosa. Io gioco a 1942 al contrario e tu lo suoni. Visto che non c'è audio. Va bene.
Solo che beh, è un po' tardi. È un po' tardi. E allora mi uccidono. E allora niente. Allora giochiamo 1943. Giochiamo 1943. Dov'è? Dove ho messo il 43? Funziona comunque. Sì. Sì, quindi è una combinazione. Ci sono certe volte le combinazioni sbagliate, no? Che fanno. Questa cos'è? Aspetta, intanto me lo sto mettendo. Ecco, guarda, così questa, funziona. Questo è Three Wonders. Così posso giocarci, eh. Cioè, hai invertito il joystick? Sì. Geniale. Cioè, così funziona. Cioè, è molto strano. Però funziona. Come mai non ho mai fatto un gioco al contrario? Bello. Devo scoprire se 1943 alla fine non mi ricordo più cosa ci avete detto. È male, sai. È strano, è una discesa agli inferi, è come Downwell in fondo. Downwell, la sua grande genialata è che è un gioco a scorrimento verticale in basso. Un gioco a scorrimento verso sud. Ma guarda com'è strano che arriva... Revo Emag! Ok, la buona notizia è che il 1943 è Jamma. Ok. Quindi buono. Comunque è bello anche questo. Questo secondo me va messo a posto. Rimetti a posto i cap e sei tranquillo. Bello però. Cioè, mi sta prendendo bene come... Conversion class Jamma. Ok, dai. Facciamolo. Te lo interrompo? Fammi finire questa vita. Va bene. Scusatemi, ma... Perché sennò avremmo Ghost and Goblins, Ghost and Ghost, Black Tiger, Three Wonders, tutti bootleg. No, Ghost and Ghost no. Cazzo, bisognerebbe comprare veramente Dark Soft, il CPS1. Sapete che c'è il cartuccione del CPS1, diciamo così, che sulla scheda originale ti permette di mettere tutti i giochi CPS1. Vista anche del CPS2. Oh, bello, bello, bello. Ho perso una vita, ma bello, sono pagato. Bella grafica, pulito, uno dei grandi capolavori di... Poi senza musica è più bello. Esatto, bello questo 2461, dicono in quanto invertito. 2461, beh. Non male, beh, sono il solito geniaccio. Anche a me mi tira Brumbilambi, però l'idea adesso di mettere lo schermo orizzontale mi fa morire la voglia di vivere, quindi direi di... Non avevi detto che basta. Sì, sì, metti pure così. Stavo pensando che sarebbe bellissimo... Sai una versione invertita, no? È una serata da invertiti questa, diciamolo. Ma secondo me abbiamo semplicemente messo la TV nella posizione non default. Per tutta una serie di giochi negli ultimi mesi era giusta, senza fare niente. Quindi mi sono fidato del caso, ma non bisogna mai fidarsi del caso. Quindi stacco l'oggetto e sotto con un'altra scheda da Sana Giochi. Allora, Mario più Cristo è un diamante. Ma fantastico, sono sempre le nostre notifiche preferite. Sì, soprattutto quelle di Mario più Cristo. Attento a quel cavo volante sotto la Super Gun. Lo vedi quel cavo volante bianco? Oh sì, non bene. Quello è incredibile che non sia successo niente tutta la serata con quello lì. Ma non era lì, secondo me. Questo lo dici tu. Che è la terra tecnicamente. No, è il meno 5, è il meno 5. Che non deve andare da nessuna parte. No, però deve andare attaccato all'adattatore per pochissimi giochi che usano il meno 5. Ma tipo Bubble Bobble, mi pare Circus Charlie, diversi giochi Konami usano anche il cavo della linea meno 5. Però non è da standard Jamma, quindi abbiamo la scheda in posizione. Sì? Vai. Mamma mia, guarda che strano. Pronti per uno stupendo mondo divertito? Zack! È così? Lo è? È 3491 e lo giochiamo così. Va bene. Al diavolo. Joystick al contrario. Puoi giocare anche tu, giochiamo in due. Sì, va bene. Godiamo di questo piacere. Glielo invertiamo a loro? No, no, scusami. Hai ragione. Hai ragione, se giochiamo in contrario noi sto male, ti prego, fai partire quella roba. Stiamo giocando su vero hardware. Ah, però vedi, tecnica diversa. Io inverto, essendo abituato al joystick del merda del Master System, sono abituato a usarlo anche con la destra, la leva. Bravo.
Porca puttana. Che malissimo nella testa. No, tanto. Tu dici che insomma è solamente per pigrizia che gli sviluppatori hanno inventato subito lo shoot 'em up a scorrimento invertito. Ma no, è che secondo me era andare verso l'alto è una roba molto più esaltante. Com'è che sono già morto? Andare verso il basso è comunque una roba difficile da giustificare a livello narrativo. Sempre più in basso. Allala. Allala. Mi piacerebbe tantissimo essere una di quelle persone che sanno parlare e giocare all'incontrario. No, cioè, sanno parlare all'incontrario, dico. Ho i docro. Esattamente, certo. Codroi, quella roba lì, ecco. Sì, ma quadro... Io ho detto direttamente. Sto facendo dei. Wellalala. Ma io sai che mi ci trovo abbastanza bene. Ho lo shotgunone. Ho preso quello bello che mi ha dato tutta la vita. Adesso in due dobbiamo rompere il culo alla nave. Sì. Che musica. Chi è? Fujita? Bene. Prendilo, prendilo. Aia di. Anche questo è quella roba della risoluzione buffa. Prendi. Ma veramente c'è ancora qualcuno che ci sta guardando? Ma ci rendiamo conto di che cazzo? In 170, Andrea! Siete malati di mente come noi. Forse un po' di più anche. No, forse no, perché in questo caso veramente... Stanno benissimo, sono dei una roba... veri buon gustaio, buon gustaio. Stiamo giocando su una bella scheda da sala giochi a 1143 invertito. No, questo è 3492. Cioè, no. 91. E posso garantirvi che è la prima volta che questa cosa succede su Twitch. Credo proprio di sì, mi rialargo e poi... Bene! Momenti. Ah, che soddisfazione! Col mare al contrario! Prima perché eravamo testa in giù in quel momento, no? Quindi... Poi guarda, comunque non si capisce niente in giapponese. Special... Ah, Sunob! Lychaps! Sp... Erox! Ich! Siamo 216 sub. Subacquei intendi. Spingitori subacquei. Grazie a tutti i subacquei di Kenobisboch. La vostra la vostra soddisfazione, il vostro maggior premio. Esattamente, no, il vostro la vostra dedizione allo sport dello scuba. Sai cosa sta scuba? No. Cioè è una sigla, è un acronimo. Ah, sì. Che... No. È vero. Che è proprio tipo vuol dire tipo stare sott'acqua con il respiratore. Adesso qualcuno ce lo dirà perché non me lo ricordo. Buono. Sai che in realtà comunque pian pianino il cervello si abitua. Ve l'ho detto. Cioè è stranissimo, però non è così folle, solo che si è abituato a giocare nell'altra direzione. Cioè, se gli dessi un senso narrativo non sarebbe neanche straniante, perché al momento il problema è che è straniante. Chi non va verso il basso giocando per esempio a Time Pilot? Chi non gioca a Girus stando nella parte? Cioè, sembra che l'aereo metaforicamente sembra che si stia schiantando. Sì, sì, è così. Potremmo anche smetterla per pietà di questi poveretti. Self-contained underwater breathing apparatus. Grazie, Disturbed Scuba. Hai fatto l'ondone. Sono morto. Anch'io. Beh, direi che è un segno perfetto. Perfetto. Andrea, che bella questa serata. Mi sono proprio divertito come una scema. Diciamo siamo andati un po' oltre mentalmente, ma... Lo dicevamo prima, Downwell è uno schmap al contrario. Sì. Amici, amiche, facciamo un bello stacchetto per Jax quando taglia il video di mattina. Qua. No, bello. Non adesso. Adesso. Adesso vai, bello. Ciao.